record per continui Marco Muzzi, sfrutta in pieno il passo falso della nuova Torte e Teste. I Biocanna passano 2-0 sulla Romula e riescono a capitalizzare al meglio lo 0-0 della rivale principale del girone, volando a più 4 in classifica e brindando la sua prima posizione. Gara compassata fino al quarto d'ora, quando la Vigor la movimenta rompendo gli equilibri. Vernale spinge corto un cross dalla sinistra, sul pallone piomba Conti che non sbaglia e fa cambiare il punteggio al Vigor Sporting Center. Al 25esimo della ricasa trovano anche il raddoppio. La Vigor si distende bene sulla corsia di testa. Naprone imbecca Pastorelli che arriva fin sul fondo e trova lo spazio per mettere al centro il pallone, sul quale Mastricchia si presenta puntuale girando a rete il 2-0. La ripresa la Vigor controlla senza affanni e al secondo Pastorelli cerca anche Trisse, ma il suo destro non gira come dovrebbe e si perde sul fondo. All'ottavo si va a vedere la Romulea, ma il destro da fuori di Degiglio non trova la via della porta. Deve invece lavorare Pocci sul fronte opposto, quando al 12esimo respinge un tentativo Blaugrana proprio sul suo palo, togliendo il pallone dalla porta. La Romulea avrebbe l'opportunità di riaprire il match al 24esimo. Bellardo trova tutto solo in area Falagna. Il capitano si gira bene, ma caccia centrale e debole, sprecando la ghiotta chance per rimettere la questione in bilico. In pieno recupero potrebbe anche arrivare il terzo gol della Vigor, ma il destro di Mastrecchia viene deviato da Pocci, che salva quantomeno i suoi da un passivo troppo pesante. Vince comunque la Vigor, che sarà a quota 22, prova il primo allungo della stagione. Ora i punti che la distanziano dalla Torte e Teste salgono a 4, per una Vigor per Conti, sempre più leader del girone A.